Music. News. Sport. Every day for you on the web. LeccoChannel.it. The Blue Light Blue Radio. Mister Gambe Pesanti, era logico, diciamo che comunque oggi faceva caldo, non so neanche se vi siete riusciti ad allenare bene, visto che siete stati colti dallo stratempo che si è abbattuto sulla città. Insomma, vincere aiuta a vincere anche le partite in cui non si fa magari benissimo. Sì, no, è importante sempre vincere, anche se quando giochi con una Serie D e non contro una squadra magari di 2-3 categorie sotto e fai questo tipo di turnover, e cioè nel senso li mescoli un po' tutti e hai fuori comunque 4-5 giocatori importanti della rosa, devi accettare di fare un po' più fatica. Magari non vedi le giocate solite che facciamo sugli esterni, magari vedi una squadra un po' più in difficoltà, soprattutto proprio per quello che è la nostra problematica attuale sugli esterni alti, che oggi comunque erano fuori in 3 su 4. Però secondo me fai gamba vera, vai a giocare contatti, contrasti di gioco veri, quindi io sono contento comunque di questo tipo di esperienza durante la settimana, soprattutto in questa fase che è una fase ancora di precampionato. Poi in campionato, se faremo amichevoli il giovedì, le faremo magari con squadre leggermente più leggere, insomma, rispetto a una Serie D. Però sono soddisfatto, insomma, di questo tipo di sgambata che sulla falsariga di quella della settimana scorsa col Villarreal. Per me stava un po' meglio forse del Pontisola, però quel giorno lì anche noi stavamo un po' meglio, forse era anche un po' meno caldo, però comunque restano partite dove per vincere devi fare qualche cosa, insomma, ecco, non è che vinci solo perché scendi in campo, ma va bene così. La prima di Migliorini e di Carissoni in una partita decisamente più provante, perché Carissoni era al debutto super ufficioso, comunque assoluto, Migliorino si vedeva la partita comunque contro l'equipe Lombardia che ha fatto testo comunque fino a un certo punto. Beh, Migliorini, sono molto contento che sia rientrato, poi è un giocatore che ha già fatto un piccolo percorso con noi e oggi ha ritrovato un po' di geometria, ma soprattutto un po' di gamba, ed è un giocatore che verrà molto utile anche in vista di domenica, perché ricordo che abbiamo segato e squalificato, quindi nel nostro momento attuale con Pedrocchi fuori era importante recuperare almeno lui. Carissoni è un giocatore invece più indietro, lo ha dimostrato in parte in alcuni momenti anche oggi, però di grande affidabilità, quindi era importante dargli i primi 45 minuti con la squadra proprio per rompere il ghiaccio e iniziare un po' a lavorare sulle distanze e sulle giocate degli altri. Cercavate un terzo portiere e l'avete trovato ripescando in casa sostanzialmente. Sì, più che altro noi avevamo prima un'idea diversa, nel senso che avevamo ragionato su un giocatore più giovane, o un 2000 o un 2001, per una questione generale sia di prospettiva, sia di tipo di contratto, sia di tante cose. Poi in parte non sono facili a trovare, perché comunque sono i giovani che sono più richiesti in Serie D, e in parte abbiamo fatto noi delle valutazioni diverse in una certa fase del mercato. A quel punto lì, poi ragionando insieme con la società, e quando abbiamo deciso che si poteva andare anche su un giocatore a contratto, allora abbiamo deciso di tornare su Yusufi, perché è un portiere che l'anno scorso, nel giorno di ritorno, ci ha dato degli ottimi segnali. Siamo stati anche abbastanza dispiaciuti nel momento in cui abbiamo dovuto fare inizialmente quella scelta, però visto che c'è la possibilità, è un ragazzo che conosciamo molto bene, che ha secondo me anche tanto margine di crescita, e quindi abbiamo preferito appunto andare sul sicuro e andare su un giocatore che conosciamo sia tecnicamente ma sia soprattutto dentro lo spogliatoio. Grazie mister, buon lavoro. A voi. Music. News. Sport. Every day for you on the web. LeccoChannel.it. The Blue Light Blue Radio.